Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di sconti in bolletta per i disabili. Vediamo quali risparmi ci sono con le agevolazioni. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Quali sono gli sconti e le agevolazioni che vengono concesse alle persone disabili e ai loro familiari? Quali sono le condizioni per potervi accedere? Secondo la legge 104/92 non è prevista di per sé un'agevolazione fiscale nelle bollette di luce e gas, ma ci ha pensato comunque direttamente ARERA, ovvero l'Autorità Nazionale dell'Energia, a disciplinare le regole per l'applicazione dello sconto sulle bollette relative alla fornitura di gas ed energia elettrica. Per richiedere il bonus sulla fornitura di energia elettrica non sarà considerato alcun limite di ISE, quindi di reddito, che viene invece introdotto dal bonus sulla bolletta del gas, come vedremo poi di seguito. Partiamo con il bonus elettrico. In generale hanno diritto allo sconto sulla bolletta della luce i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti con fornitura elettrica presso cui vive un soggetto affetto da grave disabilità, costretti quindi ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. Per il bonus riconosciuto in caso di disagio fisico sarà necessario essere in possesso del certificato ASL che attesti la necessità di utilizzo di macchinari considerati indispensabili per la vita del soggetto disabile. Non è richiesto riconoscimento di invalidità grave ai sensi della legge 104. Lo sconto sulle bollette in caso di disabilità è riservato a chi è costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L'elenco dei macchinari che danno diritto al bonus elettrico è contenuto in allegato A al decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011 e si tratta di apparecchiature di supporto alla funzione cardiorespiratoria, ovvero apparecchiature per pressione positiva continua, ventilatori polmonari, polmoni d'acciaio, tende per ossigenoterapia, concentratori di ossigeno, aspiratori, monitor multiparametrici, pulsossimetri, eccetera. Apparecchiature di supporto alla funzione renale, ovvero apparecchiature per dialisi, emodialisi, apparecchiature di supporto alla funzione alimentare e attività di somministrazione, ovvero nutripompe, pompe di infusione, pompe a siringa, mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento disabili come carrozzine elettriche, sollevatori mobili, sedili elettrici, barelle elettrici, fissi a soffitto elettrici, sollevatori per vasca da bagno e infine dispositivi per la prevenzione e la terapia di piaghe da decubito, tra cui materassi antidecubito. Per avere accesso al bonus e in sede di presentazione della domanda, il cliente deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute, la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiature utilizzate, le ore di utilizzo giornaliero, l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata, il documento di identità, il codice fiscale del richiedente, del malato, se diverso dal richiedente, il modulo B compilato. La domanda dovrà essere presentata presso il comune di residenza del titolare della fornitura elettrica oppure presso un CAF. Tutta la modulistica sarà messa a disposizione dall'ente locale di riferimento. Infine, per quanto riguarda il bonus gas, come già accennato, per poter accedere alle agevolazioni in bolletta sulla fornitura gas anche per i soggetti affetti da disabilità e anche qualora siano riconosciute le agevolazioni della legge 104, sarà necessario invece rientrare nei limiti ISE generali, ovvero lo sconto è rivolto alle famiglie con ISE non superiore a 8.107,5 euro o per famiglie numerose con 3 o più figli a carico con ISE non superiore a 20.000 euro. In tal caso la domanda può essere presentata presso il comune di residenza o presso un altro ente designato dal comune utilizzando gli appositi moduli. In questo caso, per poter fare domanda, non è richiesta la presentazione del certificato dell'ASL, ma soltanto del modulo A compilato, dell'ISE dei moduli allegati relativi alla composizione del nucleo familiare, che saranno poi messi a disposizione dal CAF o dal proprio comune, o che è possibile scaricare sul sito dell'ARERA. Anche in questo caso è necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura, come il codice PDR, 14 numeri che identifica il punto fisico di consegna del gas naturale dal fornitore al cliente. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.